Liceo Perugini, i ragazzi sono in sciopero, qui c'è la rappresentante di istituto, Elena, che ci può raccontare cosa sta succedendo, qual è il problema? Sì, allora noi ieri abbiamo iniziato questo sciopero ad oltranza e in seguito non a un problema ma a vari problemi di cui ne abbiamo già parlato con il preside. Praticamente, vabbè, la nostra scuola non è munita, non lo so, di guaina. Quindi ad esempio piove nelle classi, i laboratori, molti laboratori noi non li possiamo usare perché quando piove sono inutilizzabili. Anche quando non piove la muffa cioè, produce un odore assurdo. Ci sono anche persone che sono allergiche alla muffa e hanno avuto delle ripercussioni e non sanno come fare. Avete avuto segnalazioni di topi, avete visto dei topi? Sì, abbiamo anche fatto delle foto, praticamente sono stati trovati dei topi nella zona della palestra e probabilmente, non lo so, la fonte è la palestra bruciata che abbiamo annessa alla palestra che usiamo attualmente, che è stata murata anni fa, però è palesemente una discarica, oppure le condizioni pietose in cui versa il nostro giardino, in cui sono state addirittura trovate delle siringhe, dei profilattici usati, lamette, test di gravidanza, tutti a portata di mano. Altre siringhe sono state trovate addirittura sulla pista dove noi corriamo per fare palestra. Il preside è al corrente della situazione? Sì, il preside è a corrente. Una settimana fa, più di una settimana fa, noi abbiamo fatto l'assemblea d'istituto in cui abbiamo parlato di questi problemi e in seguito all'assemblea abbiamo scritto un verbale in cui parlavamo dettagliatamente di tutti i problemi e a questo verbale lui ha risposto dicendo grazie, l'ho letto con attenzione. Ieri è iniziato lo sciopero e ci è stato detto dai portavoce, insomma, che il preside ha detto che non è a conoscenza della situazione perché nessuno è venuto a parlargli di persona. Quindi è vero, nessuno è venuto a parlargli di persona, però con la sua risposta al verbale lui ci ha chiaramente fatto capire che lui era a conoscenza di questi fatti. Quindi questo. Oggi siete qui in sciopero e chiedete l'intervento del presidente della provincia Gatta? Sì, siamo stati anche affiancati dall'UDS e aspettiamo un incontro con la provincia perché non sappiamo se il preside ha realmente fatto richiesta alla provincia di intervento, non sappiamo se è stato fatto. E in ogni caso noi non possiamo continuare a stare 6 ore della nostra giornata ogni giorno in questo ambiente.